Buongiorno, siamo a Tarzo, a Resera di Tarzo, e qua abbiamo la grande scoperta, le impronte di un sauropode. Probabilmente questa è la roccia dolomia, faceva parte delle Dolomiti, e qui il nostro sauro, che chiamiamo Leonardo, ha lasciato le sue impronte. Si vede subito che l'impronta è tridattile e probabilmente aveva un andamento bipede, significa che aveva, cosa Leo? Due zampe. Qui attorno ce ne sono anche altre, sparse un po' dappertutto. La leggenda la chiama la Croda del Turco, perché dice che nel periodo del tempo dell'invasione turca si era posizionato da questa parte e con il suo arco scoccava le frecce verso la chiesa di Santa Giustina. Però questa è solo una leggenda, la realtà è che queste sono orme di un sauropode. Ecco.